A mezzanotte sai che io ritornerò e quando tu sarai sei mia. E allora, mezzanotte viene se davvero. State registrando, penso. No, sì, mi sono accorto. Amici di Benecus TV, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo l'onore e il privilegio di avere con noi oggi Andrea Torresani, alias l'uomo col cappello. Intanto ti faccio i miei complimenti per il bellissimo video che hai portato a casa, per la tua performance a Sanremo. Grazie. Cosa ci racconti? Com'è andata? Ma è andata molto bene, anzi, molto male. Cioè, nel senso, da una parte mi sono anche divertito. È stato un bel intervento per Benecus TV Channel, però d'altra parte, come è successo a Casinò, hanno cercato di impedire di fare delle riprese. Sì, infatti noi ci stavamo chiedendo cosa ti è successo al Casinò, che sei scappato. Infatti mi chiedevo, è un Casinò o è un casino? All'inizio del filmato. E in effetti alla fine si è arrivato un casino, perché allorché mi sono addentrato sulla parte laterale dove non c'era divieti di ripresa video, mi hanno impedito, si è intervenuto un personaggio quanto strano, che è una persona rispettabile ma curiosa, insomma, che mi ha cercato di fermarmi e riprendere delle riprese che non ho fatto praticamente. Sì, infatti. E chiedeva di sequestrarmi per di più la telecamera. È arrivato questo personaggio quanto strano praticamente, e ha cercato di impedirmi di filmare. Sono uscito dalla porta girevole, per poco mi giravo, tornavo all'interno, comunque sono riuscito a girare, è uscito esterno, e gli ho detto a lui: guardi che non ho un fucile, solo una telecamera, cosa ha paura? La telecamera non fa male. Quindi, anzi, abbiamo ripreso la gente che era sull'esterno del Casinò di Sanremo, e Casinò, scusa, del festival anche dell'Ariston, e la gente parlava, era disponibile, quindi era in attesa dei loro personaggi, di questi personaggi, sì, li famosi, visti, ecco. Entusiasti li abbiamo visti, questa gente fuori. Sì, era molto entusiasti, praticamente tutta la gente in tripudio, perché non sapevano chi applaudire, certe volte, perché c'erano tutti i vetri fumé, non si capiva chi c'era all'interno, ma alla fine sono riuscito a scoprire che c'era una che si chiamava Emma Marrone, che c'ha un marrone, cioè una che ha una certa personalità, intendo, è riuscita a vincere il festival, da quanto ho sentito, lo sbaglio. Perché è marrone. Esatto. Di colore, che no, marrone. Dopo no, torniamo a noi. Sì, sì. Abbiamo visto durante il tuo servizio che hai chiesto a tantissima gente a Sanremo cosa ne pensasse delle performance di Adriano Celentano, e però ancora non abbiamo un'idea tua. Cosa ne pensi delle performance che... Ma io penso performance di Adriano Celentano, anche la N, no, N moscia no, però non è tutto moscio qua, che siamo abbastanza, che certe volte, comunque di Celentano io ne penso che personaggio valido dal punto di vista vocale, come interpretazione ha fatto un'interpretazione eccezionale delle canzoni che ha eseguito, questo è in dubbio, anzi secondo me negli ultimi anni è migliorato in questo frangente, però fare delle critiche personali a dei giornali così sono cose personali che lui, perché non sono dei problemi a livello nazionale Famiglia Cristiana Avvenire, anzi di tutt'altro, sono giornali che svolgono attività e mi sembra anche in maniera coerente, obiettiva, quindi non vedo motivo di andare a attaccarli. Mi è sembrato, a dire il vero, solo un modo per deviare l'attenzione su altre problematiche, ecco, e la funzione che svolge in certi frangenti il festival è anche quella di deviare l'attenzione da parte di certi personaggi, personalità che hanno ormai l'età avanzata, diciamo, perché ormai le personalità grosse sono quasi finite, di deviare l'attenzione su altri fatti, insomma. Ecco, sì, infatti ho notato anch'io che tante critiche sono state rivolte a Sanremo per quanto riguarda, una volta sì, era il festival della canzone italiana e tutto girava intorno alla canzone. Negli ultimi anni purtroppo la cosa si è un po' sfalsata, diciamo. Sì, difatti mi è capitato di intervistare anche altri personaggi, fotografi, dicono ormai non più il festival della canzone, è un programma televisivo della RAI, è un sistema per cercare di attrarre l'attenzione maggiormente, per deviare l'attenzione, come può essere anche un Fiorello, che in fin dei conti è Fiorello, vabbè, certamente bravo nell'esibirsi, nel fare, però d'altra parte non si capisce bene se è un cantante, un ballerino, un imitatore, è un po' di tutto questo, invece la personalità nell'arte nasce da qualcosa di nuovo e di diverso, insomma, non da qualcosa di imitazione. Chiaro, ecco. Abbiamo notato poi, tra l'altro, nel tuo servizio che hai chiesto molto i pareri della gente, quindi del pubblico, che si accalcava al di fuori del teatro, sì. Cosa che in televisione normalmente non vediamo, perché vengono intervistati solamente i personaggi di spicco. E penso che sia stato un punto a tuo favore, far sentire anche la voce delle persone che c'erano fuori.
Sì, ma difatti penso che la televisione deve ribaltare il sistema e andare in mezzo alla gente e renderli anche protagonisti alla gente. Dio, già li rende protagonisti con il Real TV, con le amici, non amici, eccetera, eccetera, quei programmi lì. Ma voglio dire, anche vedere la televisione dall'altro lato, la televisione, vedere anche lo spettacolo dall'altro lato, mi sembra una cosa importante, perché vedo soprattutto molte volte quando si vede il Festival di Venezia, il Festival del Cinema, eccetera, la passerella che fanno i personaggi in mezzo al pubblico. Se non ci fosse pubblico, chiaro, cosa rimarrebbe dei personaggi? Esatto, un'immagine. Un'immagine e basta, quindi come succede spesso magari su certi quadri, su certe opere d'arte, vengono abbandonate per anni e dopo vengono riprese perché c'è il pubblico che va ad adularle, insomma. Ecco, ecco, dopo quindi, un'altra cosa che ha destato la mia curiosità. A un certo punto del tuo servizio stai spiegando allo spettatore: siamo qua in allerta e ci stiamo allertando per vedere chi esce. L'unica cosa che non sei mica stato tanto in allerta, però mi sembra che ti hanno portato via il portafoglio. Sì, appunto c'è stato un post, diciamo, video, che dopo il video, alla fine c'è, cioè, proprio l'ultima scena che ho fatto, mentre ero intento a riprendere questa gente, questa carica, questa folla, se non sbaglio, il personaggio diverso, l'uomo col cappello. E ecco, se non sbaglio, nel momento in cui Platinette saliva sul furgoncino. Proprio mentre Platinette diviava attenzione su di me, dietro c'era uno che metteva le mani nella tasca e mi portava via il portafoglio, insomma, ecco. Cioè, effettivamente io ho fatto anche con l'uomo col cappello, è un personaggio un po' diverso, e quindi certamente ha suscitato l'attenzione non solo della gente ma anche dei ladri. Chiaro. Tutto sommato, quindi, che giudizio daresti a questo Sanremo? Positivo o...? Darei un... Do un dassi, come si dice? Dassi. Io do un giudizio veramente positivo, è veramente buono per questo Sanremo, questo Festival di Sanremo. Io, a dire il vero, però non ho visto all'interno lo spettacolo, non l'ho visto. Sì, infatti c'è stata anche un'altra cosa che diciamo mi ha lasciato un po' perplesso. Io so che tu hai mandato i tuoi accrediti, sì, di stampa per poter entrare, poter comunque parlare con qualcuno, però non, sì, ti sono stati consegnati dei bollini. Questa cosa mi ha fatto un po' arrabbiare, tra virgolette, perché, sì, insomma... Sì, allora io ho fatto la domanda 2 settimane in ritardo, una volta il termine scadeva al 25-26 gennaio, adesso scade a 12 gennaio, io memore dei ricordi passati, nei passati di Sanremo, quando non andavo in giro col cappello ed ero un'altra persona, praticamente ho fatto la domanda in ritardo, quindi purtroppo probabilmente erano già occupati di posti e essendo fuori, diciamo, la scadenza, non mi hanno accreditato, insomma, quindi spero che il prossimo anno possano accreditarmi, mandando la domanda in maniera regolare, insomma. E spero che il prossimo anno io possa venire con te. Ma spero anch'io, infatti dove sei stato quest'anno? Dove quest'anno sarà? Purtroppo ho avuto un inconveniente che va bene, insomma, problemi familiari, diciamo. Ecco. Però io e te potremmo fare una bella coppia, penso. Allora, quindi siamo la coppia più bella del mondo. cioè, ma però coppia, non è che siamo innamorati, Beh, chiaro. Siamo amici. Allora, l'uomo col cappello, e qual è il prossimo appuntamento che ci dai per una delle tue performance? Ma direi potrebbe essere il Festival del Cinema di Venezia o magari qualche altra occasione, qualche evento importante, il Festival del Garda qua. Cerchiamo di accreditarci con un attimo di anticipo e vedere un attimo da fare qualche performance anche in quel contesto televisivo, cinematografico, Festival del Cinema di Roma, chiaro. And Oscar, non so, magari... Oscar in the night, quindi potrebbe essere tutto bene per noi, cioè non è che ci poniamo dei limiti, l'importante è andare a fare comunicare e divulgare alla gente quello che sta avvenendo. E quindi con questo penso sia tutto, da Leonardo Magro e dall'uomo col cappello, a mezzanotte sai... E io ritornerò, e quando tu sarai sei mia, e quando... Non mi ricordo più però, mi sono dimenticato, scusate. Arrivederci alla prossima, ciao. Ciao, a presto, a metodo, dall'uomo col cappello.